e la Chiesa Cattolica. Hai messo in dubbio la verginità di Maria. Hai negato la transustanziazione della carne. Hai affermato che Cristo non era figlio di Dio, ma soltanto un mago. Hai sostenuto l'esistenza di mondi innumerevoli ed eterni e che la terra gira attorno al sole. Hai detto di credere nella reincarnazione e non nell'inferno. Hai affermato che perfino i diavoli si salveranno. Hai detto che la magia è lecita e che anche gli apostoli e i profeti erano dei maghi. Queste sono le stesse proposizioni da te già abiurate davanti all'Inquisizione veneziana e sulle quali noi ora ti invitiamo a pronunciare una solenne e pubblica ritrattazione nella chiesa di Santa Maria della Minerva. Non è necessario che decidi subito. Ti sono concessi 40 giorni per riflettere. Che Iddio ti illumini. Sa un sacco dei giorni che non mangi, non bevi. C'hai le labbra spaccate per l'arsura. Ma perché fai così? Il mio regno è diviso. Il regno di Francia è lacerato dai conflitti di religione. Cattolici e ugonotti si massacrano. La nobiltà è divisa. Dopo 50 anni di guerra, questa nazione ha bisogno di un principe illuminato e giusto. Proclamate la pace religiosa. Le speranze che vi accompagnano non sono soltanto francesi. La Spagna minaccia questa pace. In nome del cattolicesimo vuole dominare il mondo. E allora alleatevi con Enrico III. Dimenticate le differenze di fede e legate con solidi patti il Regno d'Inghilterra e il Regno di Francia. È possibile che cattolici, protestanti e uomini di ogni fede convivano pacificamente. Io credo che un monarca possa governare al di sopra dei contrasti di fede. Bisogna allora che i politici non siano strumento nelle mani delle religioni, poiché queste portano al malgoverno. Uno Stato che lasciasse imperare la religione sarebbe insensato. Io voglio essere ricordato come un buon re cristiano. Frate Giordano Bruno, avete avuto abbastanza tempo per riflettere. Questo tribunale vuol conoscere la vostra risposta alla sua generosa offerta. Quando ho detto che i procedimenti usati dalla Chiesa non sono quelli degli apostoli, poiché la Chiesa usa il potere e non l'amore, quando ho detto questo, non avevo torto. Quando ho detto che la mia filosofia è la libera ricerca e non il dogma, non ho sbagliato. Ho sbagliato quando ho creduto di poter chiedere alla Chiesa di combattere un sistema di superstizione, di ignoranza, di violenza. Ho sbagliato. Io, quando ho creduto di poter riformare la condizione degli uomini con l'aiuto di questo o di quel principe, ho visto tutti i tentativi che ho fatto. Che mortificazione. Enrico III di Francia. Sangue. Elisabetta d'Inghilterra. Sangue.
Rodolfo II d'Asburgo. Sangue. E addirittura il monarca che proclama di sedere più in alto di tutti. Ma che stasera non vedo in quest'aula. Sangue. Che mortificazione. Chiedere a chi ha i poteri di riformare il potere. Che ingenuità. Volevate la mia confessione e l'avete avuta. È la confessione di una sconfitta. Che cosa ha detto? Ecco i verbali dell'udienza, Santità. Cosa decide vostra santità? Desideriamo che il caso sia chiuso e che si passi a sentenza. Al più presto. Lasciatemi solo ora. Eccolo. Eminenza, sta arrivando. Signori, sta arrivando Bruno. Signor notaio apostolico, avete portato la sentenza? Sì, Eminenza. Avete con voi i due testimoni? Sì, Eminenza. Nelle persone di Francesco Pietrasanta e Fra Benedetto Mandina. E tu, Giordano Bruno, sei pronto ad ascoltare la sentenza pronunciata contro di te dal Tribunale della Santa Inquisizione? Si proceda. Oggi, 8 febbraio 1600, anno del giubileo, diciamo, pronunziamo, decretiamo, sentenziamo te, Giordano Bruno, eretico, impenitente, pertinace e ostinato, e perciò incorso in tutte le censure ecclesiastiche e pene imposte dai sacri canoni, e come tale te degradiamo verbalmente da tutti gli ordini maggiori e minori, e ti scacciamo dal foro nostro ecclesiastico e dalla nostra santa e immacolata chiesa, della cui misericordia ti sei reso indegno. Di più, condanniamo e proibiamo tutti i tuoi libri escritti come eretici ed erronei, ordinando che siano pubblicamente distrutti e bruciati nella piazza di San Pietro innanzi alla grande scalinata e che pertanto essi siano posti nell'indice dei libri proibiti. Ti consegniamo il governatore di Roma perché tu subisca le debite pene, pregando però efficacemente che voglia prendersi cura della tua persona e che tu non abbia a soffrire alcuna mutilazione di carne o di membra. Tenete più paura voi. Secondo quanto stabilisce la procedura, la sentenza è stata letta che pubblicamente all'imputato nella capito, casa signora. Di Sua Eminenza Cardinale Madruzzi, sita in Piazza Navona, dal notaio Flaminio Adriano, e ciò viene confermato dai testimoni delegati Francesco Pietrasanta e Fra Benedetto Mandina, tenete i quali controfirmano i verbali dopo averne verificata ed attestata la conformità al testo stabilito da questo santissimo tribunale. Tenete più paura voi. Che ha detto? Avete più paura voi. Ha detto, avete più paura voi. Ha detto, avete più paura voi. È stata una bellissima cerimonia. Ma come devo interpretare questa esortazione alla clemenza? Questa è una cosa che non ho capito.
Ma se lo devo bruciare, perché non me lo dite? E se devo invece risparmiarlo, perché non me lo dite lo stesso? Signor Governatore, dal momento in cui il Sant'Uffizio consegna il prigioniero al braccio secolare, il compito nostro è finito. Ecclesia aborreta sanguine. Farete come la vostra coscienza vi detta. Domani potrete assistere allo spettacolo di una solennissima giustizia di un domenicano di Nola, eretico pertinace, che mercoledì, in casa del Cardinal Madruzzi, fu sentenziato come autore di alcune affermazioni sacrileghe, opinioni nelle quali restò ostinatamente e tuttora rimane, nonostante ogni giorno vadano da lui teologhi. Questo frate, dicono, sia stato a Ginevra, a Tolosa, a Lione, a Parigi e di là in Inghilterra, e poi se ne passò in Germania, da dove venne in Italia e fu preso. Poi dicono abbia più volte disputato col cardinal Bernarmino, il meschino, se Dio non lo aiuta, vuol morire. Mater potentissima, ora pro nobis, mater eretico pertinace, sarà bruciato in campo dei fiori. Mater immacolata, ora pro nobis, mater intemerata, ora pro nobis, mater boni consili, i dogmi, ora pro nobis, mater creatori, i preti, i gesuiti, i papi, virgo prudentissima, ora pro nobis, virgo veneranda, ora pro nobis, virgo predicanda, ora pro nobis, virgo potens, le religioni, virgo clemens, a santissima trinità, virgo fidelis, i giubileo, speculum justitiae, ora pro nobis, sede sapientiae, ora pro nobis, causa nostra letizie, ora pro nobis, vas spirituale, ora pro nobis, adorabile, ora pro nobis, signe devozionis, pubblicamente, ora pro nobis, cosa mistica, ora pro nobis, davidica, ora pro nobis, turris ebunnea, ora pro nobis, dona taurea, ora pro nobis, federis arca, ora pro nobis, pianua celi, ora pro nobis. Thank you.
Thank you.